festeggiare un santo antico ma nuovo che si chiama San Salvatore d'Aorta. Forse i nostri anziani lo conoscono perché a lui si sono rivolti tante volte, soprattutto quando qui non c'era il comune ma c'era l'ospedale, e quindi tanti venivano a chiedere grazie e miracoli a questo umile fraticello vissuto nel 500. Questo santo che ci parla di amore, di misericordia, di carità verso i poveri, verso gli ammalati, verso i sofferenti, ma soprattutto una grande fede nel nome di Gesù e di Maria. E allora questa sera noi lo vogliamo onorare con la nostra presenza. Dopo io vi invito, dopo che sicuramente vedrete delle cose molto belle qui in via Carmicella davanti alla bellissima chiesa di San Bernardino, vi invito ad entrare in chiesa. So che tutti siete andati a messa oggi che è domenica, però vi invito ad entrare in chiesa, ad onorare San Salvatore, ad onorare Gesù, a chiedere a Lui soprattutto l'unità, la santità delle nostre famiglie e poi la benedizione per i nostri ammalati. Ma adesso vogliamo veramente dire grazie, anzi glielo diciamo sicuramente dopo, ma adesso diciamo grazie perché ci sono il gruppo degli sbandieratori di Gruppo Appula. Facciamo un grande applauso. Leggono questa bellissima opera perché quando ci sono dei ragazzi, dei giovani che portano avanti queste tradizioni della nostra Puglia, della nostra terra, ci fanno veramente sentire che la storia ci guida, e la storia poi in fondo siamo anche noi che accogliamo il passato e poi con il nostro presente progettiamo il nostro futuro. Io li ringrazio e siamo qui per vedervi, ascoltarvi e soprattutto ammirare tutto quello che ci volete comunicare questa sera. Grazie.
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Evviva San Salvatore d'Aosta!